Si chiama Michael Glenz, ha 32 anni di età e sarebbe accusato di aver tentato di far fuori, quindi di uccidere, il piccolo Riker Glenz di 2 anni. Infatti gli avrebbe sparato in faccia. L'uomo stava in compagnia della sua famiglia all'interno della vettura quando avrebbe iniziato a discutere in maniera piuttosto animata con la moglie. Per vendetta da questa lite avrebbe quindi deciso di sparare in faccia al figlioletto. Si trovavano fuori dalla loro casa a Blackman Township, nello stato americano del Michigan, quando lui avrebbe perso le staffe, avrebbe puntato la pistola direttamente contro il bimbo, esplodendo un colpo in faccia piena. Per fortuna però la pistola si è inceppata, ha lasciato il tempo alla mamma di occultare, quindi di nascondere nel sedile posteriore, quindi quello di dietro, il bimbo prima di scappare. L'uomo però sarebbe tornato dopo poco tempo con un fucile e avrebbe sparato un secondo colpo, colpendolo direttamente sul volto, e parlo del bambino. Quest'ultimo è stato portato quindi in ospedale in gravi condizioni. Il padre invece è finito direttamente in carcere con l'accusa di omicidio tentato e possesso irregolare di armi da fuoco. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, datemi la vostra opinione. Un cordialissimo saluto a voi da Narratore Italiano.